bentrovati cari telespettatori di Fano TV, oggi siamo alla Rocca Malatestiana di Fano, è una giornata uggiosa ma questo non ci fermerà al nostro speciale. Oggi siamo qui a parlarvi di cooperazione, di come si cresce nella cooperazione, il progetto promosso dalla Banca di Credito Cooperativo, andiamo a scoprire quali sono le carte vincenti. Progetto Crescere nella cooperazione è giunta alla sua 18ª edizione. Sì, come banca l'abbiamo sposato dall'inizio, crediamo nella cooperazione, siamo banca di credito cooperativo con 9.500 soci, quindi la cooperazione per noi è l'essenza, vuol dire far lavorare insieme ragazzi, aiutarli a capire che cos'è la cooperazione, crescere insieme. È un progetto di eccellenza sul territorio marchigiano, quali sono i punti di forza di questo progetto? I punti di forza sono appunto quelli di far sì che i ragazzi lavorino insieme, non individualmente. Non cresce l'individuo, ma cresce la società. Crescono tutti insieme, collaborano. Le collaborazioni in questo progetto quali sono? Creano cooperative dalle più semplici per lavorare all'interno della classe scolastica, seguiamo molte scuole per questo e nel Fanese e anche nei territori limitrofi, per esempio siamo anche a Senigallia presenti nelle scuole proprio per avviare i ragazzi a lavorare insieme, a credere nella cooperazione, nella crescita di tutti. È un lavoro di sinergie interistituzionali. Beh sì, certo, come lo vediamo nella nostra banca, che se si è soli non si va da nessuna parte, insieme riusciamo a farlo. Tant'è che nelle nostre Marche il progetto è seguito dalla Federazione Marchigiana delle BCC, sono 13 banche che collaborano per far crescere i ragazzi la cooperazione dal basso. Com'è stato organizzare questo progetto con tutte le predisposizioni didattiche, etiche, scientifiche, in diversi svariati poi livelli di scolarità? Ma, insomma, innanzitutto siamo partiti 18 anni fa, questo è il 18º anno, stiamo concludendo. E ogni anno il progetto si è incrementato di nuovi stimoli che vengono proprio dall'attività d'aula. Questo progetto, va chiarito, è una ricercazione e la ricercazione, diciamo, che si nutre della circolarità tra ipotesi teoriche, quindi ipotesi scientifiche, e il riscontro che viene dalle attività d'aula. E quindi questo giustifica il fatto che il progetto ha una, come dire, un'identità molto solida e un intento educativo solido, ma anche una flessibilità rispetto a quelle che sono, appunto, a quella che è l'organizzazione. Dunque noi ogni anno partiamo con costruzione di un progetto che scrivo io, il quale progetto ha un nucleo centrale che è fare un'esperienza cooperativa a scuola, e questo nucleo centrale è comune, diciamo, è l'elemento comune a tutti i segmenti di scuola. E nell'infanzia, nella primaria, nei primi segmenti della primaria, che si chiama appunto ABC della cooperazione, cioè sono i primi passi di questo approccio, no? Di cultura e di educazione cooperativa, e naturalmente loro costituiscono un gruppo cooperativo scolastico, si danno un nome e si danno un obiettivo comune, quindi tutti lavorano per un obiettivo comune scelto da tutto il gruppo. Invece nel segmento terza, quarta e quinta della primaria e nelle tre classi della secondaria di primo grado, l'esperienza cooperativa si concretizza nella costruzione di una associazione cooperativa scolastica, in tutto e per tutto simile ad un'agenzia cooperativa, quindi loro devono in qualche modo produrre un bene, un servizio, il quale abbia un utile, e questo utile deve essere impiegato per una buona parte, per una buona quota, in solidarietà.
quindi per sostenere chi ha più problemi, ecco, quindi a volte sono bambini in difficoltà, istituzioni che lavorano nel sociale, insomma lo scelgono liberamente loro. E invece nel segmento della scuola secondaria di secondo grado costituiscono di nuovo un gruppo cooperativo scolastico che si interfaccia con un'azienda cooperativa del territorio e quindi si intreccia il progetto Crescere la Cooperazione con l'esperienza del PCTO, e cioè dei percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l'orientamento, quelle che possiamo definire le competenze per la vita. Non ultima, insomma fondamentale tra le quali, è quella di saper vivere e lavorare bene insieme con gli altri. Professoressa, siamo qui dietro questo parterre di ragazzi e colori per il progetto del Crescere in Cooperazione alla di sua 18ª edizione. Ci può raccontare com'è andata quest'anno? Sì, anche quest'anno abbiamo partecipato a questo meraviglioso progetto formativo nel quale abbiamo deciso di fare un percorso rivolto ad un servizio che era quello di lavorare sul tema dell'amicizia, ritenuto da tutti importante per consolidare quelli che sono i valori, per creare proprio una rete di solidarietà tra due cooperative, in questo caso la nostra, che ci siamo costituiti come cooperativa FAS, poi magari Andrea spiegherà il nome, e la cooperativa Contatto qui del territorio di Fano. La nostra amicizia si è strutturata con un carteggio di email, quindi è stato anche strano ritornare a scriversi delle lettere con amici di penna che non sono stati conosciuti precedentemente, facenti parte della cooperativa Contatto, e poi a livello artistico nell'incontrarsi attraverso quello che è l'elemento identificativo della persona, cioè l'impronta digitale. Lavorare insieme, lavorare in cooperativa e non è sempre semplice. Quali sono stati i punti di criticità? A livello potremmo dire scolastico è la gestione del tempo, perché ovviamente è sempre un rubarsi il tempo e cercare di correre per realizzare, no, gli obiettivi che uno si pone, ecco. Però la collaborazione è stata altissima sia tra noi docenti che attraverso il lavoro dei ragazzi, per cui siamo riusciti a portarlo a termine. Nonostante i ragazzi, anche i professori e i coach hanno avuto delle indicazioni di formazione, giusto? Sì, assolutamente, sia io che la docente, la mia collega, la docente Mancini, abbiamo seguito un percorso formativo tenuto dalla professoressa Ventura, che è la responsabile del progetto, e dalla professoressa Vecchietti, che ci ha accompagnato, e abbiamo quindi fatto questo tipo di percorso formativo che ci ha accompagnato nella costruzione di questo lavoro. Anche quest'anno la cooperativa Contatto al fianco di questo meraviglioso progetto. Sì, anche quest'anno la scuola Apolloni ci ha coinvolto e siamo molto contenti di questo, lo facciamo con tanto orgoglio. Come viene il coinvolgimento con le cooperative? Ci può spiegare per chi vuole conoscere in più in merito a questo progetto? E la cooperativa è una cooperativa sociale di tipo B che fa inserimento lavorativo, quindi coinvolge lavorativamente parlando delle persone, anche fragili, e svolge delle attività di impresa, delle microimprese, come quella della raccolta che abbiamo curando con la filiera del riuso, e la parte della ristorazione con Angelo 2.0, più una serie di attività, di piccole attività, tipo la vendita di prodotti alimentari, un negozio alimentare. È un lavoro sinergico? Sì, perché tutto è diciamo, organizzato per far sì che le persone, anche fragili, possano essere coinvolte nel lavoro. Il lavoro è un aspetto importante della vita di ognuno di noi. Come è andata in questa fase? La cooperativa sta andando bene, stiamo svolgendo una ottima funzione sociale, perché riusciamo a tenere in piedi sia la parte produttiva che la parte redistributiva, cercando di coinvolgere appunto le persone svantaggiate. Quanto è importante questo progetto anche nella trasmissione di alcuni valori? Moltissimo, perché la cooperazione sociale è un valore importante da trasmettere anche alle giovani generazioni, magari non sono abituate a pensarsi insieme. Per cui lavorare insieme, collaborare, essere uniti, portare un beneficio a se stessi ma anche agli altri è una cosa molto importante. Questo è uno dei valori fondamentali della cooperazione
e ci terremo tantissimo che questi valori potessero essere trasmessi anche ai giovani. Perché si sviluppa una vera e propria educazione cooperativa. Eh sì, perché dobbiamo abituarci a vivere insieme, poi col mondo che sta cambiando, con tutte le azioni di sinergia a livello globale è importante vedersi insieme e pensarsi insieme, quindi per me è una cosa molto importante, sono molto contento insomma, che possano avvenire questi contatti, appunto ci chiamiamo contatto. Allora, oggi siamo qua per presentare il concept della nostra opera, Filia Digitale. Il concept di per sé consiste nella scoperta di noi stessi, nella scoperta dell'amico e nell'incontro che c'è stato tra di noi attraverso le linee sovrapposte della nostra vita e delle nostre impronte digitali. Abbiamo quindi esaminato il tema dell'amicizia attraverso ciò che identifica più di tutti noi stessi, ovvero l'impronta digitale. E infatti ognuno di noi è unico ed irripetibile e in quanto individui unici abbiamo la grandissima responsabilità di vivere tutti insieme in armonia e felicità. E tutti insieme all'interno della nostra classe abbiamo individuato come unico strumento per vivere in armonia e felicità l'amicizia. E abbiamo quindi realizzato quest'opera che altro non è che una traccia colorata ed astratta di noi stessi, dei nostri amici e dell'incontro che c'è stato tra le due cooperative. E la nostra cooperativa FAS, Fabbrica Artistica Solidale, è per l'appunto un gruppo cooperativo che abbiamo formato all'interno della nostra classe, al quale abbiamo dato questo nome all'unanimità. Infatti diciamo che questa parola, oltre ad essere un acronimo, è anche una parola derivante dal Wolof, un dialetto senegalese che la nostra compagna di classe ci ha suggerito. E crescere in cooperazione com'è? Crescere in cooperazione è stata una bella esperienza, è una bella esperienza soprattutto nell'ambiente classe, perché visto che la classe si è formata da poco abbiamo imparato tra di noi a collaborare, a vivere in collaborazione e a rispettare i limiti di l'un l'altro, riconoscendo le difficoltà e i pregi di ciascuno. Ci sono dei ringraziamenti che si vuole fare in questo progetto? Certo, noi ringraziamo tutti i partner di questo progetto che sono molti, i nostri amici della cooperativa Contatto, il BCC di Fano, il crescere una cooperazione attraverso la rete filosofica italiana e il nostro dirigente, la scuola, che ci consente insomma di avere questi momenti e occasioni per poter riflettere su una tematica così importante e anche poterla poi poter realizzare un progetto artistico che non si limita all'esercizio, ma che possa essere un pochino un compito di realtà che i ragazzi hanno affrontato. E sono molto soddisfatta di questa classe, quindi ringrazio anche i ragazzi soprattutto. Sono in compagnia con le due docenti alla scuola Padalino per il progetto di Crescere in Cooperazione. Buongiorno, benvenuti. Come è andato questo progetto quest'anno? Allora, siamo molto contente, io e la mia collega Valentina Ricino, del risultato che abbiamo ottenuto. Abbiamo lavorato con un ritmo serrato, soprattutto nella seconda parte dell'anno, e quest'anno l'obiettivo era quello di realizzare dei taccuini poetici e siamo riusciti nell'intento, insomma. Siamo ora nella vendita, quindi siamo proprio nel momento finale della nostra attività di impresa. Quali classi sono state coinvolte per questo progetto? Le classi coinvolte sono due seconde, la seconda G e la seconda H. Il loro nome come associazione cooperativa scolastica sono i ragazzi della Padacità, la seconda G, e gli esploratori della felicità, la seconda H. Com'è stato costruire questo progetto? Perché quest'anno è la 18ª edizione, quindi è quasi maggiorenne questo progetto di Crescere in Cooperazione. Come ci si avvicina? Qual è soprattutto l'idem sentire di voi docenti della scuola di entrare in questo progetto, perché non è scontato, tanto impegno da parte vostra, tanto lavoro e sacrificio anche. Dunque, la scuola partecipa al progetto già da tanti anni, direi che la partecipazione è
decennale e abbiamo ereditato appunto l'adesione e il cuore per aderire a questo progetto dalle colleghe che ci hanno preceduto prima che noi arrivassimo alla Padalino. E abbiamo abbracciato con entusiasmo l'esperienza perché riteniamo che dal punto di vista didattico, dal punto di vista formativo e dal punto di vista dell'orientativo anche sia un progetto estremamente valido e che offre ai ragazzi la possibilità attraverso un compito di realtà complesso di crescere in una forma cooperativa. E la mia collega viene anche dall'esperienza della cooperazione e abbiamo quindi unito le nostre forze. Lavorare proprio in cooperazione. Sì, effettivamente è stata per la prima parte, diciamo, degli anni lavorativi, i primi anni ero presidente di una cooperativa e quindi mi ha fatto piacere di portarlo ai ragazzi proprio come mia esperienza diretta, quindi diciamo che è stato un valore aggiunto il fatto che io avessi. Però mi sono accodata a Francesca che invece aveva esperienza nella scuola, quindi. Quali sono le criticità di impartire anche la cultura della cooperazione ai ragazzi oggi? Abbiamo pensato a questo progetto proprio perché i ragazzi fanno fatica a collaborare, a riconoscere, diciamo, i punti di forza e di debolezza e quindi per noi era fondamentale metterci in gioco. Non è stato sempre facile perché comunque ci sono, diciamo così, ci sono i leader e quindi prevalgono o prevaricano, si può dire anche così, e ci sono altri invece che fanno più fatica, però dai risultati, anche dai riscontri attraverso temi che abbiamo proposto, secondo i ragazzi questo progetto è riuscito, sono riusciti a comprendersi di più e a collaborare meglio. Di Aurora, il Pincio. La gente passeggia, dentro le antiche mura mi sento al sicuro. Si apre uno sbocco sulla strada, soffia il vento e me lo lascio alle spalle. Mi sento felice e spensierata. Bellissima, brava, facciamo un applauso Aurora. Quando ti veniamo a trovare, ci innamoriamo del mare. Gli scogli noi vediamo e da vicino ti ammiriamo. La tua passeggiata è molto stancante e a dir poco strabiliante. Il tramonto insieme vediamo e dopo lo amiamo. Bellissima, un applauso a Rosa Sofì. Beh, io direi che qui ci saranno i futuri poeti. Direi che qualcuno sicuramente leggeremo i loro nomi nei prossimi libri di poesia. Prego, professoressa. Ovviamente vogliamo ringraziare la Federazione Marchigiana BCC Credito Cooperativo e la Banca di Credito Cooperativo di Fano. E con queste due realtà marchigiane e territoriali, insomma fanese, lavoriamo da tanto, quindi abbiamo conosciuto le istituzioni, ma abbiamo conosciuto anche la realtà delle persone e dobbiamo ringraziare dell'ideazione del progetto, della formazione per noi docenti, dell'accompagnamento nel percorso. Dobbiamo ringraziare tante persone. Adesso c'è qui Monica Puccillo, che è la nostra referente di banca, con cui davvero ormai c'è un rapporto amicale, di estrema collaborazione, di estremo scambio, racconto di esperienza lavorativa e di professionalità. Grazie davvero alla BCC. Monica, devo dire che questo progetto, ormai maggiorenne, la sua 18ª edizione, si attesta la sua funzionalità e la carta vincente. Esatto, sì, io sono la referente di questo progetto sin dall'inizio e devo dire che ogni anno è veramente un'esperienza
emozionante, che mi arricchisce, perché ogni scuola riesce a declinare questo progetto in una maniera personale, ma sempre veramente molto, molto ricca, ecco, e di valore. Io voglio ringraziare a nome di tutta, del presidente, del CDA, della direzione, di tutta la BCC di Fano, le insegnanti e i dirigenti che ogni anno aderiscono e quindi donano, insomma, il loro tempo a questo progetto. E quindi veramente grazie a loro, perché altrimenti non sarebbe stato possibile realizzarlo. Maestra, com'è stato crescere in cooperazione nella scuola primaria? Allora, è stato molto bello, è molto bello. Noi partecipiamo a questo progetto da anni e ringraziamo la BCC per questa opportunità, perché ecco, è proprio un compito di realtà. E vivere un progetto con un prodotto d'impresa, maneggiare dei soldi veri, fare dei conti, prendersi delle responsabilità, e non è facile farlo a scuola. Ecco, questo progetto ce ne dà l'occasione, e quindi per i bambini è bello. È un progetto faticoso, come tutte le cose belle, e richiede un grande impegno, però ne vale, secondo me, sempre la pena. Ad esempio, ieri abbiamo proprio fatto l'ultimo mercatino, ci sono capitati olandesi, tedeschi, anche vedere i bambini che si cimentano con la lingua, che sanno, insomma, parlare, dare i resti. Per me è stata un'ulteriore, ecco, sorpresa e una conferma. Sì, perché le classi poi diventano delle proprie cooperative. Sì, giusto? Loro realizzano proprio una vera cooperativa sociale, con un presidente, un vice, dei cassieri, hanno uno statuto. Io sono la loro tutor, quindi io li seguo, però ecco, sono chiamata ad intervenire il meno possibile, e quindi ecco, sono protagonisti di questo lavoro, e sanno che se sbagliano i conti devono rimetterci dei soldi, quindi ecco, è la loro attività. Poi ogni classe ha sé, qui abbiamo una quarta e una quinta, anche il loro lavoro è stato diverso perché sono due classi diverse, però ecco, ognuno si è voluto, ci ha avuto la possibilità di imparare, e anche tanto. Perché un progetto che mette in atto anche dei processi etici, educativi, economici anche in questo caso. Sì, infatti alla fine dell'anno siamo chiamati a fare tre bilanci. Il bilancio sociale, che fanno i soci della cooperativa, che sono i componenti delle classi, in cui ecco, rispondono a una serie di quesiti che li chiama a vedere se hanno vissuto bene questo lavoro, dove potevano fare meglio, dove non si è arrivati, ci sarà la possibilità di arrivarci l'anno prossimo. Un bilancio economico, quindi c'è stato un utile che verrà poi ripartito, loro hanno scelto una percentuale perché il progetto ci indica di dividere queste tre fette tra la scuola, i soci e la solidarietà. E poi io sono chiamata a fare un bilancio educativo, che cosa questo progetto mi ha permesso di riprendere, di insegnare, su che cosa ho visto i bambini crescere, ecco, sulla socialità, sul rispetto delle regole, sull'alzare la mano, sullo stimare anche il compagno che magari parla di meno, quindi ecco, tanta, tanta roba, insomma. Infatti anche voi, maestre, professori e professoresse, avete delle formazioni, giusto? Sì, noi siamo guidati da Bianca Ventura, che è la referente del progetto a livello, ecco, proprio progettuale, e abbiamo degli impegni con lei. Lei ci segue ogni tre mesi, facciamo un punto, magari le scuole che sono nuove sono aiutate a vedere dove possono migliorare, che cosa devono fare, e poi ecco, c'è sempre un coach che ci segue durante l'anno e che viene proprio a scuola in due momenti e fa un po' un punto con noi, ci dà delle indicazioni, ci ecco, stimola, ci premia dove siamo stati bravi e ci dice dove, insomma, possiamo ancora fare meglio. Lorenzo, tu sei il presidente della cooperativa di Quinta, raccontami un po' questo progetto. Quest'anno abbiamo voluto il nostro nome, il nostro logo dell'anno scorso, i virtuali, e come progetti abbiamo fatto un mercatino e vorremmo fare una recita sui Promessi Sposi.
Il mercatino, vendavate qualcosa? Cosa c'era in questo mercatino? Raccontiamo un po' a chi ci sta seguendo. Allora, in questo mercatino vendevamo miele e piante mellifere, cioè che attirano le api. E in più abbiamo venduto degli amabiz fatti da noi. Amabiz? Spieghiamo un po', cosa sono gli amabiz? Sono tipo dei disegni geometrici che sono fatti con delle perline che poi quando le riscaldi si attaccano. Bello, interessante. Il mondo delle api? Sono importanti le api per il nostro pianeta Terra, giusto? Sì, e abbiamo organizzato anche un incontro con Giacomo Lucchetti che ci ha fornito il miele a scuola. Un apicoltore vi ha spiegato un po' tutto il sistema, il mondo delle api, quanto sono importanti le api per anche la sopravvivenza del genere umano, vero? Sì, ci ha parlato anche di tutti gli impollinatori e anche della biodiversità. Che è importante. Sì. E ci ha portato anche un'arnia con tutte le api, sì, per farcele vedere. È stata una bella esperienza? Sì, sì, ci siamo divertiti. Sono Giovanni Metitieri, il vicepresidente della cooperativa della classe quarta. Quest'anno abbiamo organizzato una pericena per la festa della mamma per le mamme di tutta la scuola e abbiamo anche venduto prodotti artigianali fatti a mano dall'Open House, un'associazione che aiuta i disabili a reintegrarsi nella società. Abbiamo acquistato dei prodotti e li abbiamo rivenduti. Com'è lavorare in cooperativa, stare insieme? E per me è molto divertente, ci siamo anche molto cimentati sul lavoro del bullismo, che in classe praticamente ci prendevamo in giro, escludevamo bambini, ma adesso siamo migliorati, ci stiamo sempre più avvicinando, anche se a volte succede ancora che ci prendiamo in giro e ci escludevamo. È importante prendere consapevolezza che siamo tutti uguali, giusto? Sì, molto importante. La cooperativa si chiama I Mangiafrutta. Abbiamo preso questo nome perché l'anno scorso un maestro ci ha proposto il progetto di portare una volta a settimana una merenda salutare e quindi da lì abbiamo preso questo nome, che non va a rappresentare solo la salute, l'alimentazione, ma va a rappresentare anche i frutti della crescita a scuola e del lavoro. Quindi una merenda salutare, la frutta? Sì. La mangi la frutta? Sì, abbastanza. E dopo questa esperienza ne mangerai di più? Forse. Continua il nostro tour delle scuole che hanno aderito al progetto Crescere in Cooperazione. In questo momento ci troviamo a Senigallia in compagnia della docente Rita Costantini. Bentrovata. Grazie, bentrovati a voi. Ci troviamo nella scuola? Noi ci troviamo nel giardino della scuola Mercantini di Senigallia. Noi siamo le classi quarta C e quarta D della primaria Puccini. Benissimo, le due classi che hanno aderito al progetto Crescere in Cooperazione. È la prima volta che partecipate a questo progetto? No, noi è la terza volta, questo è il nostro terzo anno di partecipazione al progetto cooperativo. Com'è andata quest'anno? Ma devo dire che è andata molto bene, perché è un progetto che veramente è finalizzato alla crescita dei bambini proprio dal punto di vista della collaborazione tra di loro. Quindi ci stimola a lavorare in gruppo, siano insegnanti che per quanto riguarda anche i lavori che proponiamo ai bambini. Ovviamente due quarte, come abbiamo detto poc'anzi. Com'è stato trasferire il concetto di cooperazione a queste due classi? Beh, trasferire il concetto di cooperazione è sempre abbastanza complesso,
perché la cooperazione è fondamentale anche nella vita quotidiana, nei rapporti anche interpersonali, e però non è semplice da assumere, da portare avanti, in quanto la cooperazione appunto implica anche la divisione dei ruoli, il rispetto degli stessi e anche trovare un accordo quando magari si creano determinati piccoli conflitti oppure non si è della stessa idea su qualche decisione da prendere. E come l'avete gestita queste criticità? Noi abbiamo cercato di gestirle anche lasciando che i bambini le risolvessero autonomamente all'interno dei gruppi e intervenendo soltanto proprio nei casi in cui era strettamente necessario, perché è anche molto importante che i bambini a questa età trovino poi loro stessi il modo di appunto accordarsi, risolvere i conflitti, comprendendo che a volte un'idea del compagno può essere magari più vincente della propria e quindi accogliendo anche l'idea del compagno e rinunciando alla propria per il conseguimento poi di un obiettivo finale. E lei, Rita, ci ha accolto in questo giardino, in questo luogo verde. Qual è stato il leitmotiv del vostro progetto quest'anno? Allora, il leitmotiv è stato l'educazione allo sviluppo sostenibile e anche al rispetto dell'ambiente. E quindi vi accogliamo in questo giardino proprio perché è il nostro luogo verde. E abbiamo intitolato il nostro percorso Avrò cura di te, perché il principio è quello appunto di prendersi cura e rispettare innanzitutto se stessi, ma anche le nostre relazioni e poi l'ambiente che ci circonda. E com'è stato lavorare con i bambini sulla cura, che non è un concetto così scontato? E avete coinvolto anche le famiglie? Sì, noi all'inizio presentiamo comunque sempre il nostro progetto anche in sede di consiglio di interclasse quando incontriamo i genitori. E quindi è ovvio che la cura è un concetto che ovviamente si tratta molto a scuola, ma penso sia importantissimo anche all'interno delle famiglie, e quindi è tutta la comunità educante poi, no? Che cresce il bambino e che magari lo fa riflettere sull'importanza anche di rispettare il nostro intorno, inteso come elementi naturali, come animali, e poi ci siamo occupati anche un po' di cercare di far capire ai bambini anche le relazioni che si hanno a livello internazionale, per quanto siano piccoli. Infatti abbiamo anche incontrato la cooperativa Mondo Solidale, che si occupa appunto di commercio equo e solidale all'interno del pianeta. Quindi misurarsi anche con il diverso, che la differenza rispetto insomma al proprio modo di vivere, al proprio modo di essere. Come è andata quella in quell'occasione? Confrontarsi con il diverso è un altro scoglio che a volte dobbiamo superare un po' tutti, sia adulti che bambini. Devo dire che i bambini oggi sono più abituati di un tempo anche al diverso, perché comunque nelle nostre classi si trovano anche bambini che provengono da diverse parti del mondo, per cui per noi il diverso è normalità, ci conviviamo quotidianamente, e poi in questo modo capiamo e possiamo imparare nella pratica che alla fine è diverso, a volte è diverso soltanto nella nostra mente, no? Nella nostra modo di vedere le cose, però nella pratica quotidiana e nella realtà ci assomigliamo e siamo più uguali di quanto non sembri dall'esterno. Bene, pensate di aderire anche l'anno prossimo al progetto? Ma a noi questo progetto piace molto, quindi pensiamo che sarebbe bello poter aderire anche il prossimo anno. Adesso ovviamente ne parleremo anche con i docenti e anche con i bambini, perché comunque i progetti che si fanno, secondo noi, devono coinvolgere soprattutto loro, cioè soprattutto le persone che poi lo svilupperanno nella pratica reale. Buon lavoro. Grazie a voi per essere stati qui con noi e averci dato modo di raccontare un po' il nostro progetto.